Ma allora, io devo andare birrificio Railroad di Seregno. Ma come posso fare? Che binario devo prendere? Il treno diretto a Railroad Brewing è in arrivo al binario di Galfrex. Dai, figata! Siete pregati di attivare la campanella, iscrivervi al canale e guardare il video fino alla fine. Quindi avete capito? Iscrivetevi al canale e ci vediamo dopo la sigla! Dopo essere arrivati al binario giusto per Railroad, vi presento Morris e vi presento l'altro ragazzo che non mi ricordo mai come si chiama. Matteo. Per questa intervista al birrificio Railroad. Ciao ragazzi. Ciao. Allora, intanto prendiamo, dato che gola secca a tutti. Salute. Ce la facevo più. Ma la facciamo noi questa? Sì. Non l'avrei mai detto. Beh, direi, iniziamo con la prima domanda, che è come nasce il progetto Railroad. Oh, questa è una domanda che ha una risposta molto interessante. No, allora, il Railroad come è nato? È nato da tre amici che facevano la birra in casa. È un classico ormai. Ma ormai è un classico. Ah, se sei già la risposta non vado avanti. No. La facevano nel laboratorio. Il source, insomma, cioè, la facevano nel laboratorio del nonno di uno di questi tre, di Benedetto, che sta tra due ferrovie. E quindi gli amici dicevano, quando volevano andare a bere a gratis, sai, a sbaffo, dicevano andiamo al birrificio della ferrovia. E quindi, quando poi hanno deciso di farne una professione, una seconda professione, dato che tutti i fondatori hanno già il loro lavoro, insomma, è stato un attimo, no? Benedetto, che era stato negli Stati Uniti per lavoro e aveva conosciuto le realtà dei birrifici statunitensi, si era gasato per i birrifici. Beh, anche perché sono delle realtà ormai consolidate negli anni lì, oltre che avere tanta esperienza sul come far birra, ecco. Ma lui è piaciuto tanto, mi spiace che non è qua, quindi vi riporto io quello che mi ha raccontato anche lui. A lui piaceva tanto il fatto che fossero local, così, proudly local, un po' come noi, cioè l'essere molto vicino al territorio, viverlo, vivere la gente del territorio, tant'è che negli Stati Uniti tendenzialmente un birrificio serve quello che è l'indotto, cioè l'indotto, la sua zona, no? Per lo più, dopodiché esporta, va bene, ci sono quelli, ma il birrificio rimane lì e anche i locali attorno hanno la birra di quel birrificio. Un po' come succede anche in Germania, praticamente. Un po' come succede anche in Germania. Cioè, prima il mercato locale e poi, se c'è abbastanza birra, portiamola via e esportiamola. Esattamente. A lui piaceva tantissimo questa cosa, perché è anche molto di convivialità. Beh, è quello che è la birra, è convivialità, è quello che è la birra. Festa. Per cui gli è rimasta un po' questa passione per la situazione americana, e da birrificio della ferrovia a Railroad è stato un attimo la traduzione. Tra l'altro i titolari hanno quasi tutti la R motion, immagino, quindi non riesco mai a pronunciarla. E nelle interviste spesso le fanno loro e chiedono a me di dire il nome, perché ho la R motion. Quindi hanno fondato il birrificio. Per il primo anno e mezzo come... Okay. E poi, visto che la clientela apprezzava, si sono fatti conoscere, si è partiti con si è fondato qui, e da qua non ci si è mossi. Beh, diciamo, diciamo che le finanze lo hanno permesso anche. Le finanze lo hanno permesso, sì, hanno trovato anche altri titolari, cioè quelli che sono attualmente gli altri titolari che ci hanno creduto, e si è formato questo gruppo. Mi sono partiti loro e poi vabbè, si sono aggiunti vari pezzi, vari componenti, un po' come Gigrobo, no? Ho lanciato i componenti e si è creato il robottone. Sparava da qua. Sì, solo che al posto che sparare qua si accumula la birra. Esatto, sì, piuttosto che esplodere implode. No? Esatto. Quindi diciamo è nato così.
proprio storicamente. Ma senti, una cosa che mi ha incuriosito di Railroad sono le etichette, no? Tipo la Stai Seregno, perché ovviamente qua c'è, siete a Seregno, quindi si va a prendere il territorio, come hai detto. Oppure anche altre etichette più icone come l'Aristoteles. Sì. Come mai questa voglia di fare questo tipo di etichette? Allora, chiaramente ogni etichetta, ogni nome ha la sua storia. Mm. Poi c'è da dire che noi abbiamo attualmente 12 birre in listino, più le varie one shot, le varie stagionali che tornano, non tornano, ogni tanto le vogliamo fare, non troviamo il modo di farle. E 6 sono di quella che chiamiamo la Gaso Series, la serie del Gaso, quindi quella storica in realtà, quella classica. Mentre le altre 6 sono dedicate a calciatori, tra cui Aristoteles. Quindi prima di parlare di quelle dei calciatori, la Bomber Series, la linea classica, ti ripeto, ogni birra ha la sua storia, il motivo per il nome. Ad esempio, cosa mi hai chiesto? La Stai Seregno. Beh, la Stai Seregno, vabbè, dai, va da sé. Sì, Saison, sì. Quindi la birra comunque, sai, che ti mette comunque in pace con te stesso, formaggiata poi d'estate. Sì, berne a litri fino a esplodere proprio. E se di Seregno, il gioco di parole, Stai Seregno. No, Zlatan è una birra, diciamo, cattivella. Ho cercato il termine migliore. Avrei detto incazzata. Cattivella. Perché 8 gradi 3 di birra e non sentirli, tu mai te la vedi, poi ignorantona, vabbè, sai, imperialipa comunque ci butti, sì, dentro. La carichi a bestia. Capito? E non so perché è venuto in mente Zlatan, come, che secondo me però rappresenta, cioè, mi viene in mente, se penso a Zlatan penso comunque a quello, a un tipo di persona che con cui è meglio non scherzare tanto. Sì, esatto. Eh? Sì, dici ok, meglio star tranquilli, dici ok, te ne tieni alla larga, anche se vorresti conoscerlo. Capisci, no? Ok, è un tributo non indifferente. L'assaggiata. Zlatan, l'ha assaggiata. Ah. Ha detto buona, ma un po' troppo forte per me. Però ah, dire. Sì, parlando in terza persona. troppo forte per Zlatan. E poi, vabbè, dopodiché, queste sono nate alla partenza dell'avventura, al binario 1. Poi ora ci sono tante one shot che facciamo, e lì invece sbraghiamo di brutto. Tipo Rauk. Ah, quella la Rock Against the Machine, che l'ho assaggiata, mamma mia, è un qualcosa di spettacolare. Ti è piaciuta? Sì. Buona. No, tra l'altro arriva Benedetto, titolare. Man, mi dice, man, dobbiamo fare una Rock. Aspetta, per chi non sa cos'è una Rock, è una birra affumicata, tecnicamente. Non male che ci servi, non avrei saputo dire meglio. Dobbiamo fare una Rauk. Se noi siamo per fare le birre semplici, facili da bere la Rauk, una birra particolare, insomma, sai, affumicata. Sì, che qui in Italia sta iniziando solo adesso a prendere a malapena piede. Con fatica, tra l'altro. Mm. Anche perché le Rauk in stile, la nostra, non era la nostra rivisitazione, che ti dà, ma le Rauk in stile, mi insegni tu, si possono anche definire spec liquido, cioè... Sì. Molto, si sente tanto specco, scamorza, classico, sì, mi piacere proprio quel sapore lì, e trovare in una birra non è facile, cioè non è facile accettarlo, ma va bene, va da sé, no? Ci sta, dopodiché se ti piacciono sono buonissime, e quindi dicono che bip, una birra così difficile, noi, dice sì, e ci buttiamo le macine del mucco, anzi le macine del bip, e la chiamiamo Rauk Against the Machine. Pazzito, troppo, ci ho pensato che stanotte anche, alle 4. E che poi anche proprio il nome della birra deriva già da un altro titolo di, ricordatemi, di... Rage Against the Machine. L'idea era quella, Rage Against the Machine, il gruppo, no? Il gruppo Rap Metal. Sì, come tu un crossover, cos'è quella roba? Tu mi insegni Rap Metal, il crossover, sì, è un'altra cosa. Allora, guarda, già metal, non lo so, l'hip hop, il rap, sì. e quindi mi ha fatto questa Rauk che sull'etichetta aveva dei richiami sia ai Rage Against the Machine, sia alle macchine. L'hai detto tu! L'hai detto tu! Ai biscotti, ai celebri, ai famosi biscotti. Alle machine! Okay. Ecco, quella lì è la proprio, sono le one shot ipergaso. Allora, qual è, quando mi chiedi come nascono le etichette, ecco, in realtà
La domanda forse sarebbe dire: come scegliete la birra da fare? La scegliamo perché da un nome di una notte insonne del titolare cui vengono in mente queste cose. Perché non fare una Vienna Lager e ci mettiamo la Viennetta? La Viennetta Lager! E fai la Vienna... Lui è felicissimo! Sto sputando un polmone! Poi la faccia ce la metto io! In realtà... Sì, poi in realtà, sai, un millilitro di pasta di birra e ci metti la Viennetta, non succede nulla fondamentalmente. Però era divertente. Perché? Perché farlo, tu dici? Perché tutto sommato... Se tu, oltre alla birra, ti è piaciuta la Rockin' Stematics? A voglia. Se venivi qui quando l'avevamo alla Spina, noi la servivamo con tre biscottini. Lo faceva anche Domenico quando l'abbiamo avuta da vice birra. Ah, grande. Con proprio con, le macchine. Con i biscotti lì. È vero, giusto. E qui era pieno di gente che pucciava, che intingeva questi biscotti nella birra. La birra diventava, cioè, poltigliosa, come quando ci metti il tè, no? Quando pucci i biscotti, ma nel tè. E però si divertiva. Sì, esatto. Aveva dei sorrisi, ma si divertivano come dei matti. Quindi, se oltre a questo momento qui, e al fatto che tu comunque te la sei goduta, hai detto, vabbè sì, una rauca fatta così, ma si beve, eccetera. Ci metti anche il fatto che la gente ride. Meglio ancora. Fan beep. Voglio dire, hai fatto centro, no? Esatto. Questa è un po' la nostra missione. Lo dico, l'ovetto Kinder. Ti compri l'ovetto Kinder, non ti stai comprando il cioccolato, ti stai comprando la sorpresa. Ma l'ovetto Kinder è venduto come un ovetto di cioccolato, ecco. E lo sai che quel cioccolato lì è quello, è buono, sì. Non ti piace, l'ovetto Kinder. Sì, dici, lo mangi, via, poi ok, c'è il divertimento della sorpresa. Qua c'è il valore aggiunto, a noi ci piace, ed è una mission, quella di mission... Mi bere una zelata dopo. No, è quella di fare il prodotto e questo ci pensa lui e lì il padrone è lui e non dovete vedere quanto è padrone di là, cioè, guai a entrare a comandare, è lui assolutamente, e insieme anche a Riccardo si fanno, insomma, si fanno in quattro per fare il prodotto al meglio. Dopodiché il valore aggiunto è proprio il sorriso, la presa bene. Prima delle domande balorde, voglio fare la domanda del contenuto aggiuntivo di Patreon, che dovete seguirmi anche lì, tra l'altro. E voglio parlarti delle birre che abbiamo qua sul tavolo. Sì. Dopo una breve ricarica di birra, direi, continuiamo a parlare seriamente. Mettiamolo così e... Mi fa ridere. La parola seriamente. volevi dire una cosa? No, volevo dire sì che prima parlavamo un po' dell'identità del birrificio. Ecco, la cosa che noi cerchiamo di fare è creare un punto di ritrovo per i nostri clienti che non per forza devono essere super conoscitori della birra, super nerd della birra. Anche perché in realtà noi quelli che fanno un po' i nerd della birra non è che li guardiamo, cioè ci hanno un po' rotto il cazzo, perché diciamocelo, nel senso, adesso non è che voglio fare il polemico, cosa che faccio regolarmente, però tendenzialmente la birra è una bevanda, un alimento che ha centinaia di anni. È convivialità, capito? Tu non è che devi venire qua... Ma nell'antico Egitto c'era che lupolo c'è, no, bevi, ti piace? Sì, allora ordinano un'altra. Ma no, posso dire una cosa? Però aspetta, finisco. Perfetto. Questo non è che sto dicendo che noi non sappiamo quello che stiamo facendo, però ci piace parlare anche con gente che non sa, non conosce il prodotto, ma gli piace bere la birra in compagnia, non so come spiegare. Sì, sì, diciamo bisogna scindere le due cose, cioè un conto se si è in concorsi o altro, un altro conto è... sapersi godere il momento, esatto, è anche quello di una, esatto, di una sana sbronza. Certo, esatto, è quello che cerchiamo di fare. Sbronza. Poi ripeto, noi. Se c'è il momento, che sei alla fiera, sei oppure viene qua, non lo so, un distributore, un degustatore, allora usiamo un linguaggio tecnico, cerchiamo... Però non è che ci puntiamo solo a quel genere di clientela, ecco, anzi io preferisco di gran lunga quando arriva uno e mi dice... Questa birra mi piace, punto. Non è... Sì, no, raga, io le basta, scorreggine. Sì, certo. Easy. Ma godetevi. Godetevi la birra, basta. Vi dico un segreto.
non si catta via niente, non si cuca, non so come dite voi in Piemonte. Vabbè, usate il linguaggio lombardo. Cioè, facendo i nervi non si raccatta via niente. Senti, ti chiedo di passarmi le domande balorde, per favore. Che bello, non vedevo l'ora, raga. Sembra il trivia pursuit. Ok. Vai. Bam. Pesca. Dai, aia. Posso guardarla? Sì. Dai, ad alta voce scandendo. Oh, bello. Hai qualcuna delle tue birre che non hai amato e che tuttora non ami? Nessuna, mi fanno... No, la birra... Lo rispondo io, rispondi tu. Rispondiamo entrambi. Tutte e due. Possiamo rispondere entrambi. Prendiamo certo. 5 secondi proprio. Allora, una birra che non... Vabbè, per me è facile. È vero che non è più nel nostro... nel senso del destino. Ma proprio perché lo stile, la Dubbe. Cavolo, quella secondo me era una buona. Era buona, però non riesco ad apprezzarla io perché Dugoce, non ce la facevo. Non ce la facevo. Qualcuna delle tue birre che non hai amato e che tuttora non ami. Allora, che cosa posso dire? Secondo me, perché non sono capace a farle. No, in realtà è uno stile che bevo poco. E quindi diciamo che non conosco bene, però la gente lo vuole, quindi... Io ho fatto delle stout, la mia stout, la Zar, magari... Ma so, dici che è una bomba! Ma per non c'è scritto che è venuto uno schifo, c'è scritto che non hai amato e che tuttora non ami. Sì, ma tu adesso hai detto che non è venuto... È una bomba! No, ho detto che non... Comunque, forse la Zar, sì. La Zar è quella che mi piace meno. Papà, piace, ma boh, a me è così. Siamo finiti il manicomio. Sì, no, tu non sai dove stai per finire. Cioè, siete stati... Guardalo. Dopo la domanda balorda, direi progetti per il futuro, ragazzi. Beh, puntare sempre più in alto. Progetti per il futuro, abbiamo già diverse birrette che vogliamo fare, tu dirai, oh, quali stili volete andare a... No, voglio aspettare la sorpresa, preferirei aspettare una sorpresa nel Anche caso. Anche perché abbiamo le birre ma non abbiamo lo stile, abbiamo il nome, che è diverso. È molto diverso. Classica pensata delle 4 di notte anche stavolta? Sì, no, ragazzi, incredibile. Ma vi farei vedere le conversazioni. Abbiamo una conversazione, io e Benedetto, quindi il mio titolare, Perle di Gaso, dove quando ti viene in mente qualcosa lo scrivi, che sia per un post, per il nome di una birra. Vi farei vedere gli orari. Io l'ho silenziata. Perché... incredibile. Quindi sì, abbiamo qualche birretta, poi abbiamo anche dei progetti, si può dire tranquillamente, no, dobbiamo ampliare anche la produzione perché non ci stiamo più dentro, per fortuna, che vuol dire che le cose vanno bene. Meno male. E vabbè, poi raga, i progetti per il futuro, tra l'altro... conquistare il mondo, cosa devi fare? Tra l'altro ho visto che c'è anche un progetto con il buon Giannasso, che con cui avevo già intervistato e andrò a intervistare di nuovo. Quando? Beh, dopo la vostra intervista. Lo sapevo. E che comunque mi sembra c'è una vostra birra che finisce da lui nella sua barricaia. Sì. O comunque avete anche un progetto che è Strada Ferrata, se non ricordo male. Sì, beh certo. Beh, allora, pertanto Giannesso Satanesso, grande Giannesso. Sì. Lui già, alcune delle sue birre già sono di derivazione Railroad. Ah, una cosa, per chi non lo sapesse, Giannasso è Dracos Cave. Piccolo spazio pubblicità. Sì, no, ne fa già alcune birre della sua che escono dalle sue botti. Io dico sempre: te prendi le birre da noi e poi le fai marcire nelle tue botti. A casa mia, se aprite il frigo, ve lo posso giurare, a parte che mi hanno portato, mi faccio via la tanto meno male che io mi ha salvato con una birretta semplice, ho detto ragazzi, me la sono gustata. Ci sono le solo birre di Giannasso, sono un fan accanito. Sì, anch'io. Nonostante, cioè, mi rendo conto che può essere assurdo, che sono qui che mi sbrago le birre più semplici tra virgolette possibili, quelle birre hanno una complessità che me fa impazzire. Poi conosco lui e mentre le bevo sento lui che ne parla, cioè l'amore che proprio ci mette. Io quella cosa lì non la posso, cioè, per me non si può scindere. Le arte. E fai diverse birre, facciamo noi, le prendo lì per farle marcire. Poi c'è Strada Ferrata. Beh, Strada Ferrata è un po' una costola, è stata tolta un attimo di corpo, perché ci hanno tolto una costola che è la distilleria, che come sapete sia di Railroad, poi c'è anche Agostino Arioli, birrificio italiano. Per chi non lo sapesse, Agostino Arioli è fondatore del birrificio italiano.
così ti ho risparmiato di parlare di Amerika, anche quello da finire. E che è una figata. Cioè, lì si apre tutto un altro tema, tutto un altro mondo, il mondo dei distillati, il cuore, insomma, il fulcro vorrà essere, vuole essere la produzione di whisky, vuole essere la produzione del primo whisky all'italiana con una certa modalità proprio di produzione. Marco è il master distillatore, quindi Marco e Agostino, insieme anche a Benedetto, che aveva fatto degli esperimenti di distillazione, quindi prendendo anche gli esperimenti di Benedetto, si sono messi lì e hanno detto: ma cacchio, si possono fare cose fighe partendo dal fermentato. Cacchio, guarda te, quello che facciamo è una figata. Essere anche arrivato da un'idea che sono nati tipo gli amari di birra? Cioè, può essere oppure... No. Ah, tutta un'altra cosa, ok. No. Nasce nello stesso momento in cui è balenata Benedetto l'idea di fondare il birrificio. Oh, ok. In America. Vabbè, comunque un giorno arriverò anche a fare intervista a Sara Ferrata. Ah, e lì sì che la sbronza sarà pesante. Io, amico mio. L'intervista, come domande, è giunta al termine, direi. Sono cavata benissimo. Ah, non lo so, devo dircelo loro. Oh, è stato bravo, davvero. Grandi ragazzi. Grazie. Ovviamente... Come già detto inizio video, ricordatevi di andare a iscrivervi al mio canale e vedrete tutte i canali social di Railroad, di Strada Ferrata, anche di Dracos Cave, e voi avete anche lo shop online, se non ricordo male, vero? Abbiamo lo shop online, posso dire l'indirizzo? Sì, certo. Ovviamente, dato che noi nel birrificio Railroad, l'indirizzo è www.quantoseipunk.it, è vero? Okay. Quindi andatelo a vedere e... Ovviamente quando fate l'ordine dite che l'avete visto da me, ok? Si prende la percentuale. Ma che? Non lo so, scherzo. In birre. Ragazzi, al prossimo video. Ciao. Andiamo a bere.